È morto sul colpo dopo il violento schianto contro questo palo dell'illuminazione pubblica a bordo della sua Twingo il ventenne catanese Giovanni Caruso. All'1:55 di questa mattina, qui in via di San Giuliano a Sant'Agata Libattiati, correva lungo questa strada in discesa diretto a Catania dopo aver riaccompagnato a casa la fidanzata Tremestieri Etneo. Sembra sia stato un improvviso malore, forse un attacco cardiaco alla guida, a determinare la perdita di controllo della vettura che ha sbandato finendo sul marciapiede e interrompendo la corsa contro il palo. La Twingo dopo l'impatto si è ribaltata. Per Giovanni, che viaggiava senza cintura, non c'è stato nulla da fare. Il personale del 118 intervenuto non ha potuto che constatarne la morte. Il forte botto nel silenzio delle prime ore del mattino ha svegliato i residenti del quartiere e un'ausiliaria impegnata nel turno di notte alla comunità per anziani San Lorenzo che ha raccontato alla collega la dinamica dell'incidente. Ha sentito un botto e si è affacciata e poi ha visto una macchina che è capovolta sopra il marciapiede. Comunque la macchina, secondo le cose, dice che andava in velocità. Perché quando i carabinieri hanno visto c'era i chilometri che era alto, 130, e poi cominciavano le frenate. E mi sono svegliato sentendo un rumore tipo un tamponamento forte, però ho guardato nella strada qui vicino e non ho visto niente perché si trovava in un'altra direzione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Sant'Agata Libattiati per effettuare i rilievi e ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. La salma del ventenne è stata restituita ai familiari.